Buongiorno ragazzi, oggi voglio fare le melanzane ripiene, cioè cannelloni di melanzane ripiene con prosciutto cotto e scamozza. Quindi queste qua sono le melanzane che ho tagliato a fette, ho usato quelle melanzane belle grandi, quelle da doppie, e ho tagliato in lungo, poi ci ho messo il sale e poi dopo un'ora le ho strizzate e sono uscite così. Adesso le andiamo a infarinare e a friggere nell'olio. Quindi incominciamo così. Poi incominciamo a fare il sugo, poi vi farò vedere mano a mano e poi andremo a mettere a riempirle, diciamo, con prosciutto cotto e scamozza, poi metterle nel forno insieme al pomodoro, ma questo poi lo vedrete nel video. Ecco ragazzi, abbiamo fritto le melanzane, adesso le ho messe su carta per assorbire. Quindi vado a coprirle di nuovo con carta assorbente e le faccio stare così mentre preparo, diciamo, il sugo. Ecco qui ragazzi, ho messo le cipolle nell'olio extravergine di oliva. Adesso metterò la passata di pomodoro e basilico e poi farò tirare tutto. Ecco qua ragazzi, ho messo il passato, bel pezzo, diciamo, di basilico, messo molte foglie. Adesso metterò il coperchio e farò cuocere finché non si ritira il sugo, che poi andremo a mettere insieme alla melanzana nel forno. Allora ragazzi, io già le ho preparate le altre, guardate qui, già le ho preparate, però adesso vi faccio vedere come si fa questa qui. Mettete il formaggio, diciamo, al centro per bene, poi prendete un po' di prosciutto cotto. Poi preparate gli stuzzicadenti, ne prendete due. Adesso avvolgiamo piano piano, delicatamente, mantenete la mano così e mettete lo stuzzicadente uno qui e l'altro qui. E vedete che è bello fatto così. Adesso metteremo tutti questi fagottini che abbiamo fatto qui diciamo, nel forno. Ragazzi, adesso abbiamo messo il pomodoro che è qui, che è terminato, vedete, un pomodoro diciamo semplice. Adesso metteremo a uno qui dentro i nostri fagottini. Abbiamo messo già uno strato sotto, poi adagiamo il primo, adagiamo il secondo e adagiamo il terzo. Poi andremo a mettere altro pomodoro. Ok. Ecco qua, e poi ci metteremo un bel strato di formaggio, ragazzi. Mi raccomando, non fate tirchi, mettete formaggio. E adesso, ragazzi, il piatto è pronto. Adesso va infornato e poi vi farò vedere come è uscito. Ecco qua ragazzi, è pronto, gli involtini sono pronti, solo per essere mangiati. Quindi ragazzi, questa è davvero una bella ricetta, secondo me, secondo il mio parere. Quindi ragazzi, come sempre, se permettete, oggi a mangiare. Vi lascio con una bella visuale di questi cannelloni di melanzane ripiene con prosciutto cotto e scamorza.